Da grande appassionato di atmosfere britanniche, sono partito per un viaggio tra Bath e Cotswolds. Bath, famosa per le terme romane, costruite nel 75 d.C., ai tempi dell'imperatore Vespasiano, le cui acque, che sgorgano a 46 gradi centigradi, hanno notevoli proprietà curative, ha tanti altri luoghi da visitare, tra cui l'abbazia, considerata come l'esempio migliore di gotico perpendicolare della West Country, fondata nel VII secolo, ma con la chiesa ricostruita nei secoli successivi. Le case dalla singolare struttura circolare chiamata The Royal Crescent e il Poultry Bridge sul fiume Avon, uno dei pochissimi ponti al mondo ad ospitare esercizi commerciali. Il Cotswold è una catena collinare posta al centro dell'Inghilterra, su cui spuntano villaggi con le casette in pietra color miele, i cui più famosi sono Bilbury e Castle Cune. In quest'area meritano una visita anche Bartley Manor, un hotel ricavato in un edificio del XVII secolo con un giardino all'inglese di 12 acri, Chevenge House, un maniero costruito nel 1383 con aggiunte e ristrutturazioni avvenute nel corso dei secoli, che ospita spesso set cinematografici, e altri villaggi pittoreschi come Winchinghampton, Frampton, Mansell e Shepperton. Una sosta gustosa da queste parti è d'obbligo, mangiando magari una pie ripiena di carne fumata. La cattedrale di Gloucester è un'altra tappa fondamentale per chi visita questa zona. Famosa tra i fan di Harry Potter, perché al suo interno fu ricreata la scuola di magia di Hogwarts, venne in realtà realizzata tra il 1089 e il 1499 e ospita la tomba di re Edoardo II. Imperdibile anche il Penswick Rococo Garden, disegnato nel 1740. E per gli amanti del vino, la Worcester Valley Vineyard, perché il clima mite di questa zona favorisce la coltivazione dell'uva, dalla quale si producono buonissimi vini, bianchi, frizzanti e rosé. La chicca è però secondo me il Berkeley Castle, un bellissimo castello costruito nel 1153 e da sempre di proprietà della stessa famiglia, ben conservato e visitabile in quasi tutti i suoi spazi, interni ed esterni. Un viaggio in questa parte d'Inghilterra è l'ideale per chi cerca paesaggi bucolici e villaggi fiabeschi, ma anche per gli appassionati di storia e di antiche tradizioni.